Imperio non riuscivo neanche a portarli, però allora questi libri, allora questi due del progetto Biennoverbe li trovate sul sito di Cirmont, che era l'ente per cui appunto l'ente che ha, diciamo, il leader del progetto Biennoverbe per cui lavoravo, e il sito si chiama www.cirmont.it, il Centro Internazionale di Ricerca per la Montagna. Io gliel'avevo già mandato a... Purtroppo però del libro, niente di grave, però magari quello, se vi serve, se vi interessa, ve la mando io. Siccome abbiamo avuto un po' di casini con la casa editrice, che non sapevamo, le ha messe in vendita, non ci ha detto niente, ma vabbè, lasciamo stare. E ringrazio Angelo che, poverino, se l'è comprato, e mi dispiace, perché insomma, sì, noi l'abbiamo resi, anche quello abbiamo... Li abbiamo dati, diciamo, li davamo, abbiamo fatto 1.000 copie, li abbiamo dati a chi ce l'ha chiesto, abbiamo mandati un po' a destra e a sinistra, e non sapevamo che l'avevano messo in vendita. Poi ce l'hanno detto perché altra gente l'ha comprato, naturalmente loro non ci hanno detto niente, perché non c'è autore, non c'è niente, quindi si sono presi la patria potestà del libro, come se avessero fatto loro il progetto. Noi ci abbiamo sudato sopra il sangue, mamma, lasciamo stare, perché... È uno degli autori, dai, perché non sono solo io. E quest'altro, che è un manualetto che invece avevamo fatto, che è andato ancora più a ruba perché l'avevamo reso così, è fatto di merda, scusate il termine, perché ce l'hanno impaginato male, ma questa è colpa della mia ex collega, che io avevo curato questo, lei questo glielo diamo come... e ce l'hanno impaginato male, quindi per capirlo è un po' difficile, ma comunque le pagine vanno lette sempre queste qua, ma naturalmente non avendo il libro non vi potete creare questi problemi, ma col PDF l'ordine è perfetto, quindi non avete problemi. E quindi li trovate sul sito di Cirmont e sul sito dell'ERSA, quindi ersa.fvg.it. Quest'altro invece, Futur Bioerbe, lo trovate sul sito sempre di Cirmont, e lo trovate anche sul blog. C'è un blog per questo progetto, siccome siamo andati avanti coi tempi, siamo innovati anche noi, abbiamo fatto un blog dove trovate una marea di interventi, una marea di richieste che ci hanno fatto, soprattutto per alcune piante, anche il luppolo, e 80, siamo arrivati adesso credo quasi a 90.000 accessi in 2 anni e mezzo, quindi è stato veramente, sì, ci ha fatto piacere anche a noi perché non ce lo immaginavamo. Lì, quindi lo trovate scaricabile sul blog, trovate anche lì il PDF, altrimenti sempre sui siti di Cirmont e credo anche di ERSA dovreste trovarlo. Visto che questo è una copia in più e Angelo è l'unico che, no, abbiamo detto che c'ha già la prima copia, gli diamo, lo omaggiamo anche di questo qua, poverino. Almeno come diciamo. Piove sul bagnato. Vabbè, però poverino, insomma, mi dispiace perché alla fine. No, ne ha tutti i meriti. Se ti racconto come ho fatto E quest'anno, diciamo, sul progetto Futur Bioerbe abbiamo fatto solamente il manuale di coltivazione, perché abbiamo visto che dei due il libro, diciamo, era un po' più libro, quindi era più un racconto, insomma, era impostato più per una lettura che per degli aspetti tecnici proprio basici, mentre il manuale era un po' più proprio per chi vuole cimentarsi nella coltivazione. E siccome avevamo avuto molta più richiesta di quello anche sul progetto Biennoverbe, abbiamo detto ok, facciamo solo questo, tutto il resto lo pubblichiamo sul blog, così chi vuole comunque se lo scarica. Poi avendo avuto problemi, avevamo cambiato già casa editrice, ma comunque avendo avuto problemi con la forum, allora abbiamo detto facciamo così, che insomma è meglio, ecco, tutto qua. E quindi trovate tutto, tra l'altro sul blog, cosa che, vabbè, sì, ho portato anche qualche chiavetta, purtroppo non ce n'ho più tante, dove ci sono tutte le presentazioni che abbiamo fatto su quel progetto, tutte le attività, le varie divulgazioni che abbiamo fatto, e sul blog trovate anche le ultime presentazioni con i risultati finali che abbiamo presentato a marzo, a San Giuseppe, quindi a marzo di quest'anno, perché il progetto si è chiuso il 31 dicembre 2013. Abbiamo fatto la presentazione a marzo proprio perché c'erano dentro alcune piante dei radicchi che venivano raccolti nel periodo invernale, inizi primavera, e quindi avevamo chiesto alla regione una proroga perché ci mancavano l'analisi dei dati dell'ultimo anno dei radicchi, insomma. Tra l'altro anche lì c'è un radicchio
che è molto molto interessante. Adesso inizia ad avere molto piede, che è la rosa di Gorizia. Magari poi vi farò vedere qualche immagine, che è veramente spettacolare. È un radicchio che viene, ha un'agrotecnica simile a quella del radicchio di Treviso, viene tenuto al buio e il radicchio rosso diventa rosa di colore rosa e si apre come una rosa. È qualcosa di eccezionale, a prescindere che è molto buono, ma poi visivamente, cioè, io ho visto le donne andare a comprare, più degli uomini, perché comunque è più una cosa estetica anche là, andare a comprare questo radicchio come se andassero dal fioraio, insomma, proprio. E noi, tra l'altro, anche per fare un po' di galanteria il primo anno del progetto, perché ogni anno avevamo come, diciamo, come scadenza quello di presentare i dati dell'anno precedente, insomma, quindi di presentare tutto quello che avevamo fatto, anche un po' come rendicontazione. E il primo anno abbiamo omaggiato ogni donna che c'era lì, che era venuta, abbiamo dato una rosa, uno di questi radicchi, nella carta, come se fosse un fiore, insomma, e la cosa è stata apprezzata. Agli uomini la birra e alle donne birra e rosa, quindi insomma è stato anche quello carino. E calcolate che anche la rosa, che appunto rientra tra quelle piante che abbiamo. Noi non l'abbiamo neanche più di tanto, scusate, valorizzata, perché è una pianta che aveva già era già è famosissima in regione e anche fuori regione. Abbiamo solamente cercato, insieme ad alcuni degli agricoltori che coltivano rosa di Gorizia, perché proprio è una lobby impressionante, c'è cioè un giro allucinante, di cercare di creare, con loro di focalizzare il lavoro su quelli che erano gli aspetti legati alle problematiche fitosanitarie che avevano loro sulla pianta, e quindi abbiamo fatto più lavoro di, diciamo, proprio vera e propria agrotecnica legata a come, siccome questo radicchio, vabbè, viene tutto il periodo invernale, va raccolto con un tot di radice, messo in forzatura in cassette, deve rimanere abbastanza chiuso, stretto, ma nello stesso tempo deve avere aria, non deve avere troppa acqua, non si deve, quindi non deve marcire, deve aprire le foglie, deve stare al buio a certe temperature, veramente è un lavorone grosso, per circa almeno 10 giorni a 16, 14, 15 gradi al buio, con circa l'80% di umidità, con un ricircolo d'acqua che però noi non avevamo, anche perché volevamo rendere la cosa un po' più casalinga, se volete, quindi insomma anche il signore che aveva un piccolo orticello con la rosa di Gorizia poteva farselo, insomma, a casa, quindi in contenitori bucherellati con l'acqua che cambiavamo almeno 2 volte al giorno, abbiamo provato attivatori, oli essenziali, insomma abbiamo visto un po' quello che riuscivamo a tirar fuori per cercare di tenere il prodotto il più sano possibile. E calcolato appunto che questo prodotto viene venduto a 25 euro al chilo nei periodi di massimo boom. No, questa è una varietà, diciamo, autoctona, che però non nasce certo come varietà selvatica, però anche lì la tradizione è stata fondamentale, perché c'è da dare atto a questi coltivatori che poi hanno fatto appunto questa sorta di associazione di Rosa di Gorizia e si sono fatti anche un disciplinare loro. E la tenacia e diciamo anche sono stati bravi a mantenere il seme in purezza, perché comunque un seme particolare, un radicchio particolare, non riesci a farlo con un radicchio normale. Quella rosa non ti viene con un qualsiasi radicchio rosso, neanche col Treviso. Abbiamo provato, ma è un po' diverso, quindi è proprio, deve essere quello, insomma. E poi c'è, tra l'altro, c'è la rosa e c'è il canarino, perché c'è anche la versione gialla, che è molto molto bella anche quella. E anche lì, insomma, negli anni in cui noi sperimentavamo queste prove, un'altra best practice, un coltivatore che coltiva questo radicchio e lo manda giornalmente nel periodo di vendita a New York. Questo radicchio parte da Trieste e se ne va a New York tutti i giorni, questo manda il radicchio, quindi immaginate, non gli ho chiesto quanto ci guadagna, ma indubbiamente per mandarlo a New York via aereo, insomma. guarda, non lo so se non so se andrà dal signor Rockefeller o qualche altro magnate che ci ha tanti soldoni, o comunque sicuramente ristoranti di lusso, ecco.
indubbiamente. Torniamo a noi, era giusto per riaccendere il motore. Mantenimento del ok, ogni tanto dislessico e scrivo male. Il mantenimento del seme in purezza e coltivazione delle piante madri. Rientriamo un po' nel settore, diciamo, proprio agronomico. Che cosa è importante? È importante avere condizioni ambientali ottimali per quanto concerne la raccolta, cure colturali adeguate. Se avete delle piante madri, che cosa dovete fare? O anche se avete delle piante selvatiche dove andate a raccogliere il seme, cercare di comunque isolarle o pulirle il più possibile e controllare naturalmente le infestanti se le coltivate. Un esempio stupido ma interessante, le asteracee, comunque appunto i radicchi, sono delle vere e proprie, come posso dire, concubine botaniche, no? Si incrociano facilmente, quindi è importante mantenerle isolate il più possibile. Naturalmente poi quello che deve sempre esserci, insomma, è pazienza, passione, e se appunto un po' di professionalità non fa mai male. Naturalmente per le piante allogame, quelle quindi che si, diciamo, autofecondano, il rischio naturalmente è ridotto, perché naturalmente il seme ve lo trovate già là, bello e pronto. Questo appunto, anche se si vede male, tanto per tornare al radicchio di monte, il seme del radicchio di monte è un'asteracea, fa il pappo, quindi voi prendete una marea di seme, un bustone così, poi il seme, dopo vi farò vedere le immagini, è microscopico e piccolino, quindi quel bustone alla fine viene trovato un pugnetto. Che cosa abbiamo fatto? Questa è sulla rapa, quindi un'altra pianta che comunque anche questa si incrocia facilmente. Nel progetto abbiamo fatto, questa è una, poi ho altre foto, e nel progetto c'era anche una scuola, un istituto agrario. Che cosa abbiamo fatto? Ho detto, beh, allora, visto che c'è l'istituto agrario, portiamo un po' di piante madri a scuola. Anche qua la cosa bella che non vi ho raccontato prima è che queste piante madri sono state selezionate da vecchi abitanti del paese di Verzenis, che le abbiamo presi, portati nel vivaio forestale e gli abbiamo detto, qua abbiamo tutte le piante di rapa che ci avete dato voi il seme l'anno prima, diteci quelle che realmente assomigliano di più come fenotipo, quindi come aspetti, diciamo, visivi alla rapa che voi vi ricordate quando eravate piccolini, che vedevate coltivare da vostro padre, vostro zio. Loro di circa 150 piante ne avevano selezionate una quindicina. Allora poi, siccome il dottor Cattivello, che è di nome Cattivello ma è buono, ma comunque anche uno molto in gamba, lui dice creiamo il piano A, B, C, D, quindi 5 piante a scuola, 5 piante all'Erza, 5 piante dal signor Pincopallino di Verzenis, altre 5 piante teniamole in vaso, ma altre 5 piante lasciamole in vivaio, poi erano finite, quindi insomma, non so, forse ho esagerato, ma comunque insomma abbiamo dislocato le piante in diversi ambienti, un po' in vaso, dove abbiamo fatto fare ai ragazzi della scuola l'impollinazione col pennellino, quindi diciamo c'è stata anche un po' di didattica anche per loro, un po' in vaso, un po' in pieno campo, però sempre in ambiente controllato. Quelle foto che avete visto diciamo, erano in questa piccola serra che avevo fatto io di tessuto non tessuto, messo in mezzo alle serre dove loro coltivano stelle di Natale, fiori e cose e quant'altro. E altre invece in vaso che avevamo tenute nel vivaio in un'altra località a Tarcento, che al momento della fioritura abbiamo impacchettato sempre con tessuto non tessuto e poi abbiamo inclinato così, perché praticamente poi la siligua che si spacca, è un po' come la colza, quindi fa proprio fa il botto quando è maturo il seme, lasciando così la pancia il seme ci cadeva tutto lì, quindi era più facile recuperarlo e poi pulirlo, insomma. Quindi la pianta l'abbiamo inclinata solo, insomma, all'ultimo periodo di coltura, poverina. Sempre le stesse piante prima di chiuderlo, quando erano ancora in fiore. E poi appunto la selezione, la pulizia con il setaccio, togli la parte grossolana. Quella, e poi dopo fortunatamente all'Erza abbiamo una tavola densimetrica, che è una tavola dove noi buttiamo il seme e praticamente muovendolo e vibrando separa il seme in base alla densità, quindi al peso proprio del seme. Naturalmente quello più pesante l'abbiamo chiamata prima scelta, l'altra seconda scelta, in teoria. Almeno così, facendo una prima scrematura, quello più pesante dovrebbe essere quello che germina, insomma, di più. Quindi era, diciamo, la nostra prima scelta. E qua vedete appunto il seme della rapa che
Non ho fatto la foto col righello, ma sarà di un millimetro e mezzo, una pallina molto piccolina. Insomma. Mantenete il seme in purezza, che cosa vuol dire? Questi, diciamo, sono dei consigli che posso darvi io, proprio tra le esperienze che abbiamo fatto. Volete mantenere il seme un po' di tempo, perché magari tenervene un po', seminarlo un po' e altro tenervelo per l'anno dopo, magari perché le piante madri, una grandinata, gelata magari qua, però potrebbe anche essere invernale una gelata, qualche animale, le perdete, qualcosa che, insomma, che va storto, vi tenete un po' di seme, evitate di conservarli in contenitori troppo grandi dove può entrare aria, sistemare i semi ben asciutti in sacchetti di carta. E tendenzialmente, ve lo dico come consiglio spassionato, se li mettete sotto vuoto ancora meglio, perché così di aria non entra e i semi si mantengono molto di più. Naturalmente manca la N lì, conservare il luogo fresco, asciutto e al buio. Questi, diciamo, sono i consigli che posso darvi, proprio perché abbiamo visto che così il seme si mantiene un po' di più, riesce a mantenere anche un buon potere germinativo. Come reperire il seme? Qua sicuramente gli hobbisti, gli appassionati sanno meglio di me, oltre alla raccolta manuale e alla gestione appunto dei campi madri dove potete andare a raccogliere le piante, per chi vuole appunto, non c'ha tempo, non c'ha voglia, non vuole, ma vuole subito iniziare a coltivare queste piante, esistono diversi siti su internet, basta che smanettate un po' e trovate una valanga, io non ve ne ho riportati qualcuno senza fare pubblicità, ma veramente l'ho preso a caso, di siti di scambi di seme, cioè appassionati, hobbisti, agricoltori, imprenditori, c'è un po' di tutto veramente, dove potete trovare semi di piante di tutti i generi, veramente impressionante, cioè un giro allucinante, insomma come la vostra amica conserva i semi di cipolla e così potete trovare tantissimi altri semi. Ripeto, la mia ignoranza è che non so bene che cosa, quelle sono, possono essere le piante, diciamo, del vostro, le cipolle di acqua viva, sì, no, ma dico anche di quelle spontanee, perché trovate tantissimi semi anche di piante spontanee. E comunque ecco, una realtà che ho scoperto da pochi anni, perché neanche io sapevo l'esistenza di questi, poi stendo leggendo, insomma, ho detto, ah, però, ho visto che comunque, sì, non è solo carta. E poi per saperne di più ho messo quell'altro, che anche quello è un blog dove ci sono anche lì gente che si, non è un vero e proprio sito dove trovate, che ne so, seme di patata viola o sì, seme, insomma, tuberi di patata viola, ma magari sono Giancarlo, sono di Cagliari e cerco semi di qualcuno, sa, qualcuno ce l'ha, quindi insomma, però anche lì poi c'è tutto un insomma è descritto bene tutte le attività che fa quel blog, ma è carino. Vi parlo di un'altra attività, un'altra best practice. Altre mie amiche, adesso ne è rimasta una sola perché l'altra si è tolta dalla società, è Semenostrum. Questa azienda è un'azienda che nasce nel 2005, mi pare che c'è scritto, e loro che cosa hanno detto? Ma le piante spontanee, soprattutto le piante della nostra zona, ma sono belle anche dal punto di vista estetico, perché cucinarle? Perché non farci i giardini? E l'attività è nata così, come spin-off dell'università. Allora hanno provato, queste due ragazze realmente molto brave e veramente si sono fatte un bel mazzo, ve lo assicuro, poi magari dopo anche le foto. Adesso una delle due è andata via, l'altra è rimasta, comunque ha preso un'altra socia, quindi insomma sono sempre in due. Queste ragazze che hanno fatto? Si sono studiate tutto l'areale friulano, insomma della regione, hanno visto le piante che potevano andare bene, quelle che potevano andare male, poi c'è il magre, adesso vi farò vedere un po' di immagini, quella hanno iniziato proprio a coltivare le piante spontanee, raccogliere semi e vendere semi. E non potete capire quanti semi vendono, miscugli, semi di determinate varietà, perché la gente della regione vuole il prato con i con le fiori della loro zona. Hanno beccato, veramente beccato un settore importante. Mi sono fatto dare la presentazione da lei, una presentazione che lei gira, però è bella perché è pieno di foto, magari non vi sto in maniera dettagliata a spiegare tutto, però insomma... loro che cosa fanno? Appunto dal prato stabile, che è quello dove non c'è nessun tipo di antropizzazione qua là,
non ha subito dissodamento, insomma c'è tutta una storia, uno studio che hanno fatto loro dietro, il Magreto che è un tipo particolare di prato che c'è in Friuli, dove ci sono un elevatissimo numero di specie, sono tutte specie selvatiche che dipendono dalle condizioni in cui vivono, che hanno un'evoluzione nel tempo, poi vi farò vedere anche alcune foto. Il primo anno partono alcune specie che poi praticamente scompaiono piano piano, ma che servono proprio per far partire le altre gli altri anni, quindi hai un ricambio assurdo di fiori, colori, altezze di piante, può piacere o no, è tutto naturalmente soggettivo, però indubbiamente sono partite nel 2005, la loro attività, sono ancora in attività, quindi insomma è vero che loro hanno più campi, si fanno un mazzo così perché l'accolgono tutto a mano, trebbiano, però il grosso lo fanno a mano, fanno la selezione, poi devono pulire i semi, poi vi farò vedere che semi, sì, insomma, è pesante, però veramente anche loro, cioè, c'è da dire questo, che cosa ho imparato tantissimo dal Friuli è che loro veramente sono dei lavoratori, proprio mettono là, se fanno una cosa, sono dei caterpillar, e questi loro si mettono là, tutte le estati, 40.000 gradi, lì in mezzo all'erba alta così, lì che puliscono i semi, io impazzirei, però vabbè, comunque insomma, cioè guardate, la cosa fondamentale che cos'è comunque, anche questo, un aspetto economico fondamentale è che c'è una bassissima manutenzione, che tu quando tagli, sfalci tutto, è a posto, è finito così, ti rimane nel tempo, è resistente alle malattie perché è sempre quel discorso, piante del posto, quindi non hanno tanto, e poi naturalmente è un sistema diciamo quasi naturale, mantiene molto l'equilibrio, quindi anche sia i parassiti animali o funghi, insomma quello che è, naturalmente è in equilibrio, quindi è molto più facile gestirli e non hanno poi tanto bisogno di interventi chimici o organici di tutti i tipi, insomma. Questo appunto è un piccolo esempio di, c'è una carrellata di fiori perché mi hanno dato una valanga, insomma. E vedi, appunto lei qua sfalciano, tagliano, sistemano, raccolgono, questo come mantengono in purezza il seme, e questa qua, beh, dopo c'è un'altra foto comunque che è più, poi dopo vi farò vedere meglio, questi sono tutti, aspetta, no, ripristini, insomma, perché poi loro naturalmente fanno parchi, giardini, ripristino, la bassa manutenzione è questa, insomma, qua vi fa vedere proprio come è questo, perché probabilmente gira perché c'era la cosa. Vabbè, dopo vi dico, tanto si dovrebbe fermare adesso, ecco, spero. Il colore, quindi insomma, ecco, qua mi sa che si ferma. Ok. Quindi loro che cosa hanno puntato molto? Pure sulla biodiversità, sul colore, sul fatto che c'è poca manutenzione, sul fatto che naturalmente la biodiversità non è solo delle erbe, ma anche di tutti gli insetti, delle farfalle che vanno su queste tantissimi, oltre al ripristino, tantissimi anche agricoltori gli chiedono miscugli perché fanno il miele di mille fiori, quindi hanno sempre fiori, hanno veramente, sono state molto molto intelligenti e veramente con poco hanno fatto partire un'impresa che secondo me è proprio la best practice perfetta, insomma. E poi appunto notate come, non mi chiedete i nomi delle varietà perché non le so tutte, realmente sono una marea, vi faccio vedere un po', giusto anche così, visto che sono già le 6, è un po' più light, no? E trovate un po' di tutto, insomma, asteraci, vabbè, quelle insomma sono le più numerose, quindi arrabbiate, ma comunque notate realmente i colori, sono bellissimi. E in un'azienda adesso sto facendo appunto delle prove di luppolo in un'azienda universitaria, e loro hanno dei campi anche lì, e è uno spettacolo, insomma, adesso un po' meno perché iniziano a seccarsi, ma un mese fa vedi tutti questi colori, e veramente era molto molto bello, insomma. Sì, cioè, dei nomi assurdi, io poi appunto la mia ignoranza qua regna sovrana, ecco, ombrellifere già là ci arrivo ancora, la nuncolace pure, ma insomma. Sì, vedete, insomma, c'è veramente un mondo, proprio un mondo. Insomma, anche un campo, dopo mi pare che c'è una foto, un campo di tutti i papaveri, comunque, cioè, è bello, no? A me piace, poi, oddio, magari il papavero poi dopo poco si secca, però quella settimana che magari sta lì ti rallegra il cuore, no? E qua vedete insomma quello che è andato prima in scatto, in, diciamo in rotazione,
È molto bello che loro in purezza riescono comunque, quello che vi ho detto io prima, no? Mantengono tutti i semi delle varie piante uno accanto all'altro, cioè è allucinante. Quindi vedi tutti questi campi viola, gialli, bianchi, che loro naturalmente lo fanno per un discorso poi commerciale, però se uno anche a casa vuole farsi il campo così, non c'è nulla da invidiare alle coltivazioni di lavanda della Provenza, che là sono tutte bellissime, perché, Dio mio, insomma, la lavanda è bellissima, tutto via, però qua c'è un mix di colori allucinante, insomma. A me, sinceramente, ogni volta che, insomma, che vedo, sarà perché magari sono un po' di parte, però è proprio bello. Appunto, loro che cosa fanno? Fanno miscugli per piante fiorite a scopo ornamentale, a bassa manutenzione, ripristini ambientali, prati da foraggio e apicoltura, mantengono delle specie in purezza, perenni da giardino, piante alimurgiche, officinali, quindi ritornano anche un po', insomma, un po' rientrano anche nell'ambito nostro, se volete. Usi tradizionali, coloranti naturali, poi vedremo anche quello, semi di specie selvatiche, creare i miscugli adatti. Loro che cosa fanno? Tendenzialmente se uno è interessato, mi pare che mi aveva detto che era stata contattata dalla forestale, non so se qui in Puglia o in Calabria, per un ripristino di non so quale zona, me l'ha detto proprio quando mi ha dato questo materiale, e lei si chiama Silvia Solari, poi comunque dovrei avere i recapiti, poi c'è il sito, quindi potete controllare tranquillamente. E lei tendenzialmente cosa fa? Se uno la chiama, dice: guarda Silvia, ho 3.000 metri quadrati, voglio fare un giardino, insomma, con le varietà locali, lei viene, ti fa uno studio prima, diciamo, a monte, ti dice: ok, guarda, che tipi di piante vuoi, come vuoi, le vuoi che crescono alte, le vuoi basse, perenni, biennali, annuali, come preferisci, insomma, ti fa tutto uno studio, ti dice le eventuali soluzioni, le eventuali, diciamo, ipotesi, comunque sì, quello che cosa può darti e può funzionare, e poi insieme viene lì, ti fa vedere come metterle giù, cioè ti copre tutto, diciamo, il servizio. Non so quanto si prende, non gliel'ho chiesto, però insomma c'è tanto lavoro, quindi suppongo che comunque non sia una cosa da poco. Però indubbiamente, insomma, un'attività del genere è anche giusta che venga ripagata. Lei, di conoscenze dal punto di vista delle piante, di botanica, veramente è agronoma, ma penso che realmente ne sappia quanto un botanico, se non di più. È impressionante, perché le riconosce anche quando sono così, che io neanche quando sono così e c'hanno i fiori così. Quindi sì, non so come fa, ma d'altronde la professionalità e l'esperienza aiutano, insomma. No, è a bassissima, calcola. Allora, generalmente quando parlo dei magreti, anche se qua sono cifre comunque spaventose rispetto a voi, il magreto è una zona in cui i terreni sono molto, diciamo, potrebbe, tra virgolette, neanche, potrebbe essere un po' paragonabile a una situazione del sud Italia. Il magreto si dice magro perché non ha proprio nulla, è quasi tutta pietra, pietrisco, superficie 30-40 cm di terreno e poi roccia. Che cosa? Ma non tanto carsica il magreto, però sai che lì la zona, diciamo, tutta la provincia di Udine, da sotto, diciamo, dalla zona delle risorgive in poi, che lì non so se conoscete un po' la realtà, ma c'è il Tagliamento, che è un fiume non fiume, no? Nel senso, poi vedete sto alveo gigantesco di questo fiume, che però è solo pietre. Là, cioè, ogni tanto vedete un piccolo cammina tutto sottoterra. E poi c'è la zona, diciamo, se vuoi a nord di Udine, una quindicina di chilometri a nord di Udine, dove c'è la risorgiva, quindi praticamente il fiume da sottoterra riviene fuori, e tutta quella zona lì è una zona molto morenica, quindi a superficie di terreno poco terreno, e poi tutta roccia madre, più o meno calcarea, silicea soprattutto, comunque un terreno abbastanza, cioè non tanto facili, diciamo, proprio per una coltivazione normale, anche per un giardino all'inglese o insomma sì, e quindi loro hanno sfruttato anche questo, e quindi bassissima manutenzione e anche terreni molto poveri, e soprattutto generalmente in zone in cui piove meno rispetto alla media della regione. Calcolate, come dicevo prima a Patrizia e a Claudio, in Friuli piove abbastanza, rispetto a qua un bel po' di più,
Nei Magrebi generalmente piove circa 1000-1200 mm d'acqua l'anno, che comunque qua penso siano comunque di più. Esatto, quindi sarebbe molto di più. Qua siamo quasi, diciamo, a quella che è la soglia di siccità in bibliografia, siamo ormai quasi a zone siccitose, insomma. Da deserto probabilmente faremo il dattero pure noi, non so, l'ananas, vedremo. No, non so. No, e prima era passato anche la foto della Robinia pseudoacacia, no? E lei l'aveva messa proprio per anche lì incentivare il discorso che quella è una specie comunque europea, non tanto italiana, comunque non delle nostre, diciamo, zone, che è stata emessa e che naturalmente è un po' come per tanti altri settori, sta prendendo molto piede e poi è tra virgolette molto aggressiva come pianta, quindi si moltiplica molto velocemente andando a sottrarre, diciamo, territorio invece alle varietà locali o comunque agli ecotipi locali, un po' quello che succede con lo scoiattolo americano, europeo, canadese, europeo, il salmone d'allevamento e il salmone normale, insomma, tutto quello che volete, insomma, sono esempi di tutti i tipi, insomma. Vedi, non ha bisogno di concime, non ha bisogno di irrigazione, solo di soccorso. Naturalmente se stiamo in zone molto molto aride è chiaro che un po' d'acqua gliela devi dare. Ti richiede un paio di sfalci annuali, mai sotto ai 5 centimetri, proprio perché non devi danneggiare, cioè devi dare la possibilità alla pianta di lasciare quel po' di foglie o comunque di struttura che gli permetta di continuare a vivere. Se la tagli proprio a netto, a zero, è difficile che poi riesci a, o comunque sicuramente qualche varietà te la perdi. Quindi ha dei costi di gestione realmente bassi. Questa è una foto molto bella che era andata già prima, però mancavano i numeretti sotto. Lei mi ha riportato questi numeri per farvi capire un grammo quanti semi diciamo, di queste specie che però io non saprei neanche dirvi, però appunto 1200 semi di quel tipo pesano un grammo. 500, 2000, 40, 400 e 200. Mi diceva che ci sono delle varietà che addirittura, non vorrei dire una cavolata perché forse mi ricordo male, però sono talmente tanto piccoli i semi che quasi sono al limite del campo visivo e un grammo è dato da 80.000 semi. E lei ha anche queste varietà qua, cioè, e quindi diventa proprio cieca quando si mette là a pulire questi semini che ho visto con dei setacci, dei setaccini, si mette là giorni e giorni, eppure insomma, sì, chiamatela pazza, chiamatela, però se lo fa probabilmente è perché le conviene anche dal punto di vista economico, insomma, tornando sempre al discorso di fare impresa, no? E questa indubbiamente è un'attività, in Italia non credo ce ne siano altre che facciano un lavoro del genere o comunque strutturate già in questo modo. Loro hanno avuto la fortuna di partire come spin-off, quindi sono state appoggiate dall'università, c'era dentro anche un ricercatore che le ha aiutate, quindi gli ha dato un po' di visibilità, però lo spin-off dopo 4 anni termina, quindi loro dal quarto anno in poi hanno fatto proprio un'impresa loro, direttamente da loro, gestita da loro, hanno tenuto un rapporto di, diciamo, collaborazione con l'università in quanto alcuni campi madre che hanno nell'azienda universitaria, pagano l'affitto dei terreni lì, quindi hanno un contratto d'affitto che potrebbero avere con qualsiasi altro privato. Infatti ce l'hanno, poi hanno anche altri campi in altre zone, perché naturalmente diverse varietà hanno bisogno di diversi microclimi, insomma, areali particolari di crescita. Quindi hanno mantenuto con l'università solo questo rapporto di contratto di affitto di terreno. Non sono più legati all'università, sono proprio un'azienda autonoma. Queste sono delle realizzazioni, abbiamo messo anche un po' di fuoco, questa è una in piazza d'Udine, nello spartitraffico sempre ad Udine, questo è un giardino privato e qua è proprio davanti la loro sede lì all'università, questo è il campo ad aprile del 2007, era da poco che avevano fatto la semina. A fine aprile già si iniziano a vedere i primi fiorellini, a maggio c'è questa esplosione di fiori. Cioè, diciamo a metà maggio già, dopo emerge un'altra varietà, giugno ci sono le ombrelliferi, 2008 ricominciamo,
altre piante direttamente a giugno, vi ho tolto un po' di foto perché sennò comunque il ciclo era sempre quello. Insomma, avete comunque per un paio di mesi si alternano fiori a vicenda e avete sempre un campo comunque, oddio, magari così uno lo guarda e dice ma che è sto schifo, ma taglia, no? Erba alte un metro e mezzo, guarda. Però cioè, sì, a chi piace, insomma. Cioè, magari lì non ci vai certo, non ci vanno certi bambini a giocare a palla, però indubbiamente un campo così che si autogestisce, tu non hai spese, cioè sta là, fa tutto lui. Il vicinato non rompe tanto le scatole, perché vabbè, qua è un'area, diciamo, protetta, però alla fine calcola che le piante, insomma, le ombrelliferi lì arrivano a questa altezza qua, quindi non è che diventano proprio delle... È normale che se hai magari qualche altra graminacea che ti cresce un po' di più, potrebbe creare problemi, ma ti faccio vedere altre foto anche di giardini privati. No, qua è molto diverso, però naturalmente sicuramente puoi calibrarlo con una realtà qua, puoi calibrare che tu magari selezioni specie che vanno un po' prima, non so bene, comunque sicuramente, insomma, magari lo sapete voi meglio di me, però non avrei la fioritura a fine aprile, ce l'avrei magari a metà marzo o a fine marzo, e vai avanti, a giugno ci avrei tutto secco, però probabilmente poi dopo forse ti riprende anche magari a settembre qualcosa, visto che qua fa un caldo più accettabile, quindi magari ci sono altre specie che riescono a venire fuori a settembre, poi magari muoiono, poi l'anno dopo chissà che ti viene fuori. Anche lì loro hanno fatto anni e anni e anni di lavoro, insomma. Guarda che bello questo campo qua, questo di un proprietario di quella casa lì, c'ha quest'altro appezzamento, lì coltiva qualcosa e di qua ha fatto campo di... ma sì, poi, capito, dipende anche dalle specie, è normale che sicuramente lì ci saranno delle specie che qua neanche, non vengono neanche a morire, e viceversa, insomma. E questi sono tutti i contatti, se vi interessa, poi magari, tanto le diapositive le lascio tutte a Patrizia, quindi poi lo trovate tranquillamente, comunque c'è il sito, c'è tutto. No, perché tutto seme loro. Loro fanno tutto, cioè loro hanno... Sì, loro lo vendono come papavero rosso, ma lo coltivano loro, capito? Loro hanno dei campi madre, loro vendono i semi. Esatto. Sì, no, non so bene, dal punto di vista, diciamo, giuridico, economico, non so bene come... Però naturalmente loro vendono semi. Poi ti vendono come, appunto, diciamo, monocoltura... o miscuglio o ripristino, non so bene quale, però fatto sta che loro vendono, cioè il loro introito è proprio dato dalla vendita dei semi. Sì, non so, ti ripeto, però appunto sicuramente hanno trovato, sai, fatta la legge, non credo che sia neanche un inganno, perché alla fine sì, poi loro lì un'altra cosa, appunto, sono sempre molto ligi con la legge. Sì, è sicuramente una cosa lecita, altrimenti non l'avrebbero fatto. E loro, questa, mi sono scordato di dirvi, anche se loro insomma non vogliono, però in Friuli c'è un premio Nonino, quelli che fanno la grappa fanno anche i premi per l'innovazione in agricoltura, aziende agricole. Loro hanno vinto nel 2008, mi pare, hanno vinto il premio Nonino, quindi insomma... hanno avuto anche un riconoscimento a livello regionale, che non è certo il Nobel, però insomma comunque per delle ragazze comunque che aprono un'attività, un'azienda, che nel giro di 4-5 anni hanno dei riconoscimenti, è comunque insomma apprezzabile, ecco. Sì. E sì. Beh, ma guarda, io tra l'altro Sì, no, lo so, sai perché? Perché tra le altre tante attività che faccio collaboro anche con due aziende che vendono, cioè faccio anche vendita di rappresentante di due ditte sementiere, una italiana e una spagnola, piccoline, non grandi. E appunto, stando con loro, ho
visto che hanno appunto, ci sono tantissimi di quei problemi lì. Noi adesso su una varietà che stiamo coltivando, che è nata proprio in Friuli, grazie anche alla, a Costantino Cattivello che ha registrato questa varietà, che è un sedano rapa, proprio autoctono, che hanno selezionato in tantissimi anni, adesso l'hanno fatto, siamo riusciti a registrarlo qua e là. Naturalmente è un prodotto molto molto limitato come consumo, perché il sedano rapa lo usano in Friuli, un po' in Veneto, ma poco, molto nel nord Europa. Già a Costantino sono arrivati già diciamo, chiamate da diverse ditte olandesi che gli hanno chiesto il seme, perché naturalmente essendo un OF, quindi un organismo libero, non è un ibrido, non è registrato, loro possono prenderlo, smontarlo dal punto di vista proprio genetico, non diciamo da laboratorio, ma selezionandolo in campo, lo smontano, prendono tutte le caratteristiche che gli servono, lo impollinano con il loro sedano rapa e tirano fuori le caratteristiche che gli servono. Ma così si fa con tantissime specie. Cattivello ha lavorato tantissimi anni con i fagioli, 3-4 varietà di fagiolo commercializzate ancora adesso, da più di 10-15 anni le ha fatte lui, proprio lui le ha fatte, le ha incrociate lui. Quindi sì, lo fanno, cioè purtroppo. Quando sono organismi liberi, no, che non hanno un brevetto, comunque non sono stati certificati, non sono degli ibridi e quindi si possono riprodurre, da un lato è bene perché comunque, soprattutto per quanto riguarda la sfera delle spontanee, comunque le piante, diciamo, si mantiene più facile la biodiversità, mantenere la cipolla o un pomodoro particolare o uno zucchino giallo, bidorzoluto, o un melone non liscio ma quello tutto bidorzoluto, per fortuna che, insomma, che non ci sono solo ibridi, ecco, perché sennò veramente avremmo, se ci fossero solo multinazionali, noi avremmo un appiattimento totale sia della biodiversità ma realmente anche proprio dei sapori. Pensa al mais, cioè il mais e la soia, no? Cioè, ormai il mais è tutto quello che hai, è tutto mais ibrido, lo puoi provarlo a seminare miliardi di volte, non verrà mai fuori manco una pianta, se ti viene è tutta storta, che ti fa una pannocchia che si gira. Perché? Perché l'hanno smontato, sistemato, messo il marchio e t'attacchi. Poi fortunatamente ci sono tante varietà di mais, come mi dicevi anche te, locali, di gente che fortunatamente ha tenuto il mais, i nonni, gli zii, insomma, che hanno mantenuto quel mais lì. In Friuli ce ne stanno una marea di mais, perché poi lì è tutta zona mainicola, quindi è pieno di sponchio con la punta rosso, striato, corto, chicco rosso tondo, chicco lungo, una marea. Siccome accanto a noi ci sono quelli di cerealicoltura, li vedo lì che quando fanno le prove, loro mantengono una sorta di banca, diciamo, del mais, e c'hanno veramente una trentina di diversi mais che glielo dà il signor, vabbè, ti dico nomi, di La Bepi, Maria, che gli mantengono questi semi in purezza, per fortuna, se no veramente saremmo messi male. Altre tecniche di propagazione: oltre al seme, naturalmente, quindi la produzione per via sessuale, quindi gamica, abbiamo quella gamica, quello che vi dicevo prima, utilizzare piante, parti di pianta per ottenere nuove piantine, che però, tra virgolette, sono dei veri e propri cloni, se volete, insomma, detto proprio, quindi a meno che non ci siano, diciamo, delle mutazioni gemmarie, sono uguali alla mamma o al papà, insomma. Quindi potete farlo da germogli, da seme, da tuberi, da bulbi, bulbilli, stoloni, rizomi, quindi germogli, seme, gemme, scusate, sì, insomma, non è neanche in mente tuberi, beh, patate, bulbi, bulbilli, agli, cipolle, fragole, asparagi, rizomi, insomma, avete miliardi di esempi. E poi avete anche la tecnica dell'innesto, se volete unire, diciamo, tra di loro due organismi. Finalmente entriamo sempre di più nel nostro argomento. Abbiamo i semi, abbiamo le piantine, vogliamo iniziare a coltivare oppure no? Ancora no. Manca ancora un altro passo. No, io non l'ho mai provato, ti dico la verità.
Però naturalmente si può fare, insomma, si può fare. Volevo provarlo sul luppolo, ti dico la verità, però la talea va già molto bene, quindi devo vedere solamente se con l'innesto riesco magari a portare, no, delle caratteristiche magari di una varietà di un ecotipo su un altro. Devo studiarmela lì, però calcolate che anche il lavoro di miglioramento genetico, diciamo, agronomico, non organismi geneticamente modificati, quindi selezione di generazioni in coltivazione, per un lavoro, diciamo, minimo fatto per bene ci vogliono almeno 20-25 anni, poi dipende dalla specie, ma comunque è un lavoro molto molto lungo, non è così facile. Abbiamo detto bassa germinabilità del seme, conservare il seme in maniera corretta. Prima ancora di utilizzarlo, per tantissime specie, una piccola nota, diciamo, che potrebbe essere interessante prima della professionalità, dategli uno shock termico, quindi mettetelo un paio di giorni in frigorifero, il sottovuoto che avete fatto, mettetelo in frigo 1 o 2 giorni e il seme si stringe un po' le braccia e brutto che freddo che fa, poi lo andate a seminare e ha un po' più di spinta, diciamo, un po' più di vigore germinativo, anche se non è sempre così, però può aiutare, non costa nulla alla fine, tanto il frigorifero ce l'avete, ritardate un po' di giorni, non funziona per tutte le piante, però indubbiamente per tantissime orticole funziona, quindi per piante, più che per spontanee, per piante diciamo già coltivate, però indubbiamente se avete del vecchio seme gli ridate un attimo di una mano, una botta di vita, sì. Allora, abbiamo detto appunto che le spontanee hanno bassa germinabilità, accentuata scalarità nella germinazione, tempi lunghi di germinazione, questi appunto quelli che abbiamo studiato noi, asparago e pungitopo, e particolari esigenze termiche, tipo la vernalizzazione. Questo è un seme di pungitopo che l'abbiamo sistemato, è un po' di muschio, sì, perché naturalmente l'umidità in Friuli non manca, quindi ci viene su anche quello. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo provato tante tecniche, tante, tre, tecniche per migliorare la germinabilità di questi semi. Non so se avete mai sentito parlare di osmopriming, probabilmente di stratificazione e scarificazione, sì, più facile. Prima ancora, diciamo, se avete semi un po' più grossolani, quindi più che altro magari se avete, diciamo, arbusti o alberi, forse è più facile, comunque semi più grandi. Una prima cernita, oltre diciamo, al discorso del frigorifero, può essere fatto semplicemente da prendere questi semi, metterli a bagno, lasciarli un po'. Naturalmente, quelli che vanno un po' come la pulizia della tavola densimetrica, quelli che pesano di più vanno sul fondo e gli altri galleggiano. Quelli che galleggiano probabilmente sono vuoti o sterili, quindi li scremate subito. Gli altri li prendete, li asciugate per bene, li lasciate asciugare. Perché vi dico questo? Perché probabilmente altri semi, comunque vuoti ma bucati, si potrebbero essere riempiti di acqua e quindi comunque andati sul fondo. E allora voi che fate? Una volta che sono ben asciutti, li riprendete, li rimettete in acqua e vi notate subito che quelli pieni andranno subito giù, gli altri rimangono che galleggiano e poi scenderanno piano piano. Quindi quelli probabilmente sono bucati e potete scartarli anche quelli perché probabilmente non caverete niente da là. È una prima scrematura abbastanza grossolana, però magari ecco un hobbyista, una persona che comunque non ha tanti, diciamo, mezzi, no? Tecnici, ti dà già una mano, ecco, insomma, ti aiuta un po'. È proprio una tecnica, non mi ricordo come si chiama, se ICS, HCS, ha un nome proprio, IDS, non mi ricordo, comunque c'è proprio un protocollo, comunque io ve l'ho detto in maniera un po' più spicciola. L'osmo priming invece è una tecnica che grazie al dottor Cattivello io ho scoperto, che è una tecnica veramente base, stupida, non so, Angelo fa di sì con la testa, quindi probabilmente l'ha provata, ma grazie a noi o... Ah, conoscevi già, perfetto, perfetto. Funziona? No, oh, perfetto, a lei. No, se no dicevo che me ne vado perché non funziona, dico solo balle. Ok. È un processo veramente stupidino, cioè proprio non serve niente di particolare, adesso vedrete, però stimola molto la germinazione. Quali sono i vantaggi? Germinazione più rapida, maggiore uniformità di emergenza, incremento della germinabilità,
Noi su Radicchio di Monte abbiamo avuto veramente un boom di germinabilità, siamo passati dal 2% al 70-80% di germinabilità. Lì c'era anche l'abilità del vivaista, che vi dico che adesso lavora con me, me la sono accaparrato perché dal vivaio l'hanno mandato via purtroppo, ma vabbè, però meglio per me. Quindi abbiamo avuto veramente dei grossi, cioè, come vi dicevo prima, passavamo da 10 piantine a plateau a 100, 150, eravamo tutti felici perché poi ci arrivavano bombardate di richieste di piante, soprattutto il radicchio di monte che era quello più complicato con i semi e non riuscivamo. E naturalmente appunto un altro vantaggio è che rompe la termodormienza e questo appunto più su piante, diciamo, ortaggi, ma il discorso della rosa di Gorizia o anche altre lattughe varie, insomma, potrebbe essere interessante. Lo stesso i radicchi, insomma, tutti i vari radicchi. È influenzata l'efficacia da che cosa? Appunto dalla specie, dalla cultivar, in ambito diciamo proprio ortivo commerciale, la cultivar, concentrazione della soluzione, anche lì vedremo un po' le differenze, tempo di sostanza attiva impiegata, tipo, scusatemi, anche tempo, se volete, sì è vero, temperatura della soluzione e poi appunto tempo, durata del trattamento. Questi sono i marchingegni sofisticati che servono per fare lo smoke priming. Una pompetta dell'acquario, proprio niente di più facile. Attaccata alla corrente, il tubo d'aria che ti porta, diciamo, che fa ossigenazione all'interno di uno, due, tre, dipende poi quante pompette usate, di contenitori, vedete in quello lì centrale c'è il seme con la soluzione. Quindi voi non fate altro che attaccare la corrente, fare la soluzione di, adesso vedremo come, dove avete già il seme, lasciarlo lì per un tot di tempo, vi dirò anche un po' di consigli per avere una migliore diciamo, efficacia. Dopo raccogliete il seme, lo asciugate e Angelo insomma mi conferma che indubbiamente i vantaggi ci sono. Quindi con costi abbastanza, diciamo, è vero, non tutti a casa hanno una pompetta d'acquario, ma indubbiamente andate al negozio cinese, la pompetta d'acquario forse con 10-15 euro, non so bene il prezzo perché io ce l'ho lì in laboratorio, ma sì, insomma, lo comprate tranquillamente, ecco, non ha... Quei barattoli sono barattoli, insomma, di plastica, sì, noi avevamo quelli da laboratorio, ma va bene tutto. Naturalmente il consiglio è di tapparli per non dare troppa aria anche dall'esterno, no? Quindi diciamo isolare un po' l'ambiente. Fagli un buco dove calate naturalmente il tubicino dell'aria della pompetta. Generalmente poi il tubicino ha un setto poroso di pietra, pietra credo che sia più che, perché a me mi si è rotto diverse volte, quella pietra porosa tipo pomice, insomma, che permette la fuoriuscita di acqua, di aria, scusate, naturalmente la diffonde così facendo anche bollicine, insomma, quindi ossigenando bene la soluzione. Qua vi ho messo un po' le specie che sono state provate da me, da Costantino, da tutto diciamo, il settore orticolo della regione Friuli Venezia Giulia, piante spontanee, piante ortive, e hanno dato indubbiamente risultati più o meno interessanti. C'è da dire, per esempio, forse qua Angelo mi dirà il consenso, come insomma, tipo il notaio, no? Che dà conferma. Il buon Enrico, la Silene, generalmente, fortunatamente, hanno già livelli di germinabilità alta. Quindi se lo fate, se volete farlo per sicurezza, per garantire diciamo, una germinabilità buona, ma tendenzialmente va bene anche diciamo, di suo. La barba di capra, non so se ce l'avete anche qua. No, appunto, perché ho visto sul libro e infatti mi sembrava strano, perché insomma è un ambiente un po' più umido. Comunque anche la valerianella, bene o male, insomma, come diciamo, germinabilità fortunatamente già alta. Però insomma potete provare con altre specie. O magari a volte ecco anche questo, lo smoke priming fatto su seme vecchio potrebbe anche, oltre diciamo al frigo, no? Al discorso frigorifero, potrebbe anche diciamo, rinvigorire un po' il seme vecchio. Ecco, se avete un po' di seme magari di un paio di anni messo da parte, fargli una botta di osmo priming, non gli fa male, gli fate un trattamento estetico. Durata del trattamento, qui naturalmente io vi ho riportato gli esempi di piante che abbiamo trattato, naturalmente non posso aiutarvi dal punto di vista diciamo, di altre specie che non ho provato, però indubbiamente partite
da tempi corti è andata avanti, insomma, perché rischiate poi magari col tempo, se lo fate troppo a lungo, o vi germina direttamente il seme in acqua e quindi poi non va tanto bene, perché poi è delicato e quindi magari comunque rompete la plantula. Oppure magari rischiate con troppo, diciamo, tempo in acqua salata, perché poi non si utilizza sale da cucina, questa è la soluzione, acqua salata, niente di che, rischiate magari di, diciamo, dargli, non dico fitotossicità, ma comunque magari di bruciare il seme se la durata del trattamento è troppo lunga. Però qua potete prendere già, insomma, qualche spunto. Tendenzialmente però, anche qua, più il seme è grande o comunque più a cuticola spessa e più tendenzialmente la durata dello small priming deve essere lunga, insomma, un po' questo, diciamo, è quello che posso dirvi così spannometricamente, ma non scientificamente, ecco. La temperatura della soluzione, la temperatura di quest'acqua e sale deve essere tra i 15 e i 25 gradi, quindi potete tenerla benissimo in casa, in un ambiente, diciamo, meno gli date sbalzi di tempo, quindi non mettetelo vicino alla finestra sotto al sole di giorno e magari con lo spiffero d'aria alla sera, magari però che ne so, sul tavolo da cucina, in una zona abbastanza dove c'è una temperatura più o meno costante durante tutta la giornata, va più che bene. Si possono usare diverse sostanze per fare, diciamo, diversi sali se volete, ma indubbiamente quello che funziona meglio dal punto di vista costi risultati è il sale della cucina. Quindi. Adesso te lo metto, eccolo qua, tra i 24 e i 32 millisiemens. Quindi la cosa, un altro apparecchio che non è che chissà quanto costi, insomma, anche là dai cinesi ne trovate, non so quanto siano poi attendibili, però devi fare, generalmente ti dico subito, 24 millisiemens lo raggiungi, se non erro, perché adesso non mi, però sul libro mi pare che l'abbiamo scritto. No, ti dico, in un litro di acqua dovrebbero essere un cucchiaio e mezzo di sale o qualcosa di... Mi pare che ogni litro un 22 grammi, 20 grammi di sale. Quindi su per giù un cucchiaio raso di... un cucchiaio da cucina raso di sale. Ce l'ho messo? 20 grammi. Vedi, figurati. Beh, però mi ricordavo bene, dai, però. e appunto, cambiando la soluzione, quello poi ve lo dico dopo. L'importante è che non, se è basso non gli fate niente, se la conducibilità è più alta rischiate di bruciare il seme, quindi diciamo il danno lo fate solo se superate, però se superate diluite con un altro po' di acqua, cioè diciamo che il danno è riparabile nell'immediato, naturalmente se mettete già il seme e avete una concentrazione salina troppo alta, quel seme magari ve lo bruciate, allora vi consiglio in quel caso lì di prenderlo subito, lavarlo subito con acqua, quindi diluirlo, fargli molti più sciacqui possibili, insomma, per... Ecco, insomma, altre note interessanti, diciamo fattibili e poi soprattutto importanti. Cambiare la soluzione, mettergli dell'antischiuma, perché spesso e volentieri antischiuma, anche se è un prodotto non è tanto organico, però della CIFO, ti fanno l'antischiume per tutti i prodotti, però ci sono anche degli antischiuma che vendono, insomma, anche da giardinaggio, no, i cinesi non lo so, sì, comunque basta una goccia realmente, non è che ne servono quantitativi, perché naturalmente spesso e volentieri se si riempie tanto, o magari prendete un contenitore più grosso in modo che anche se vi fa schiuma non vi straborda fuori dal contenitore, insomma, tutto qua. E naturalmente risciacquare bene i semi una volta finito il trattamento, non lasciateli salati, ecco, diciamo così, con l'acqua salata, lavateli bene in un setaccio, in uno scolavato, insomma, senza grosse, anche là con un filtro di carta, insomma, vedete voi qual è l'utensile più utile che avete a casa, e asciugateli a temperatura ambiente, lasciateli lì, li stendete bene in modo che non siano uno sopra l'altro, cercate di fare una superficie uniforme, insomma, di evitare il contatto fra i vari semi. E non so se ve l'avevo scritto, ma dipende sempre dal quantitativo di semi, cioè devi fare sempre un rapporto seme-volume, quindi se hai, diciamo,
tanto così di semi che ti coprono, diciamo, un terzo del contenitore da litro, tanto meglio se gli metti un contenitore più grosso, ma perché così faciliti anche il movimento del seme che si, diciamo, come ti posso dire, si bagna completamente bene. L'importante è che l'importante è mantenere quella concentrazione di sale, no? Quindi se tu lo fai in mezzo litro o in 10 litri non ti cambia nulla, l'importante è che tu hai quella concentrazione lì. Ti dico che però è sempre meglio dare un tot di volume di acqua in modo che il seme riesca a... cioè, poi te ne rendi conto quando metti l'ossigenatore, il seme gira bene in acqua, allora va bene. Se c'è poca acqua, vedi che il seme non si muove, stagna sul fondo, allora ti conviene aggiungergli altra acqua. E un altro consiglio che forse non so se c'è, ma mi sa di no, ok, è quello di, ve lo dico anche questo in maniera abbastanza, perché l'ho provato, insomma, di cambiare la soluzione almeno una volta al giorno, se lo fate per più giorni. Se lo cambiate ogni 12 ore, tanto meglio. Vi fate... ah, c'era scritto, ok, non mi ricordavo. Vi fate il contenitore con già, diciamo, con quella salinità da X litri, e se usate il contenitore da un litro, due litri per mettere il seme, cambiate l'acqua, aggiungete quell'altro, insomma, e fate andare sempre il processo. Un trattamento, ti ho detto, la proprietà, praticamente che cosa fa? Il sale che è contenuto nell'acqua va a contatto col seme e gli dà una sorta di, come ti posso dire, gli dà più turgore, tu vedi proprio il seme che si gonfia, cioè durante questo trattamento il seme che tu prendi, vedi che proprio inizia a gonfiarsi, prende turgore, e quindi vuol dire che inizia, se vuoi, diciamo, a emergere proprio, no? Come se iniziasse proprio a cacciarti la piantina. Per quello la durata va anche in base a quanto poi tu realmente devi stare attento che la pianta non venga già fuori, no? Quindi, diciamo, accelera un po', velocizza la vigoria e la germinazione del seme stesso. È un processo abbastanza stupido, che però realmente funziona. Insomma, te ne accorgi proprio visivamente. Poi vedrai dalle foto, non c'ho delle foto dopo l'Osmo Prime, però il seme di radicchio di monte, ma anche di Arunc, già i semi tondi sono già tondi, quindi fai meno fatica, cioè fai più fatica a vedere questo rigonfiamento, anche se in dimensioni te ne accorgi. Però un seme magari schiacciato, concavo, si inizia proprio a gonfiare, vedi proprio che si gonfia, quindi te ne accorgi, insomma. Là, anche là capisci, diciamo, se riesci poi a occhio, dopo aver fatto l'Osmo Priming, a fare un'altra selezione, vedi anche quelli che si sono gonfiati, sicuramente germineranno. Gli altri che si sono rimasti, magari piccoli, ok, magari mozzo sterili o non hanno proprio, sì, non ce la fanno, insomma. No, devi girare là, perché l'aria serve proprio per far sì che il seme, ossigenandosi, acquisisca proprio, diciamo, la soluzione salina entri all'interno del seme, del tegumento. Altrimenti, se tu lo lasci lì, lo posi lì, i semi stanno uno sopra l'altro, rimangono sotto, e magari quelli più a contatto con l'acqua, stando fermi, si bruciano. Quelli sotto non prendono niente, quelli sotto ancora è come se non gli avessi fatto nulla. Quindi l'importante è proprio l'ossigenazione, per fare in modo che il seme, diciamo, nuotando nell'acqua, venga a contatto completamente con l'acqua stessa e quindi assorba tutta la soluzione. Anche questo, quanto dura l'efficacia dello Osmo Priming? Dubbiamente da 4 a 6 semi, anche qua dipende dal tipo di conservazione, ma anche dalla varietà, insomma, dalla specie che utilizzate. Questo anche qua è andato abbastanza, non è un, sì, diciamo, su quelle che noi abbiamo provato abbiamo visto che fino a 6 mesi funziona, dopo incomincia a perdere veramente l'efficacia, quindi il seme non ce la fa più, insomma. Stratificazione. Se avete qualche domanda oppure vado avanti, ditemi voi. Ah, vado avanti. Bevo un attimo, scusate.